iniziare, credo. Beh, buonasera intanto a tutte e a tutti, grazie di essere venuti al terzo incontro sulle questioni di genere allo Sherwood Festival. Questa sera, come collettivo Starfish, abbiamo deciso di parlare di maternità nel suo più ampio significato. Il collettivo Starfish è un collettivo che è nato a Schio e ha lo scopo di alzare un dibattito attivo all'interno della cittadina sulle tematiche del femminismo intersezionale, della violenza di genere, dell'omofobia, della transfobia e dei diritti LGBT. Questa sera abbiamo deciso di parlare di maternità in quanto crediamo che il corpo delle donne sia sempre sotto stretto controllo da parte della società. Pare infatti che l'utero sia l'unico organo che non è più un organo privato, ma è uno spazio pubblico in cui la donna perde la sua autonomia, la sua libertà di scelta e la sua capacità decisionale. Infatti, quasi tutti gli aspetti ideologici della società sono serviti a questo scopo. Dalle campagne pubblicitarie alla sanità pubblica, alle leggi come la 194 che non sono applicate totalmente e non permettono quindi alle donne di porre fine a una gravidanza quando lo vogliono. Quindi le donne sono costrette a lottare non solo contro il potere politico e religioso, ma anche contro le industrie farmaceutiche e quelle mediche. Pare infatti che le donne debbano preoccuparsi di tenere un certo comportamento in modo da non sembrare troppo femminili o troppo provocanti per non subire abusi o violenze, devono preoccuparsi di prendere precauzioni quando hanno rapporti sessuali, devono preoccuparsi di diventare madri solo in determinate circostanze, quindi quando hanno un lavoro, quando hanno un marito e quando non sono un peso per uno Stato che non vuole conferirgli il welfare che dovrebbe conferire. Questa sera quindi ne parleremo con Beatrice Davela e Benedetta Pintus di Pasionale.it. Un progetto online nato nel 2014 che si occupa di femminismo intersezionale e pari opportunità e con Elena Scocco, ideatrice della campagna Basta Tacere e fondatrice dell'Osservatorio sulla Violenza Ostetrica Italia. Volevo fare qualche considerazione ancora prima di passare la parola a Beatrice riguardo la storia che ha avuto l'aborto in Italia. Con il codice Rocco, infatti, durante il fascismo, l'aborto era considerato un reato contro l'integrità e la sanità della nazione. Quindi la madre, la donna, era vista proprio come colei che doveva preoccuparsi di far sì che la nazione proseguisse e che proliferasse. La situazione è rimasta così fino al 1978, quando la legge 194 ha permesso l'aborto entro i primi 90 giorni di gestazione. Sappiamo però che nei 22 articoli contenuti nella legge c'è un articolo, l'articolo 9, che prevede il diritto all'obiezione di coscienza. L'obiezione di coscienza prevede che i medici o gli infermieri o comunque chiunque lavora all'interno di un ospedale possa rifiutarsi di mettere in pratica direttamente l'aborto, ma non si può rifiutare di mettere in pratica tutte le altre pratiche prima e dopo l'intervento, quindi devono essere assicurate un sostegno, la donna deve essere comunque assicurato. Sappiamo purtroppo che in Italia non è così, in quanto la media dell'obiezione nazionale è del 70% e arriva al 90% in alcune regioni dove l'aborto non è più un diritto perché per le donne non è possibile accedervi. Vorrei quindi chiedere a Beatrice di Pasionaria, visto che è un blog intersezionale, e che si occupa di queste questioni da molto, perché siamo arrivati a questa questione, quali sono le dinamiche all'interno della società che portano le donne a non avere il controllo sul proprio corpo? Beh, sicuramente la battaglia dell'aborto, stava ricordando Anna, è stata una delle battaglie cardini della stagione della lotta dei diritti civili e della stagione, diciamo, più grande che abbiamo avuto in Italia del femminismo e della lotta per la conquista dell'autodeterminazione da parte delle donne. Come sapete benissimo tutti, è stata anche una delle stagioni più partecipate e più contrastate perché insieme alla legge sul divorzio, la legge sull'aborto è sicuramente quella che ha contribuito maggiormente a un'emancipazione della donna nella società italiana, non senza contrasti. La legge andò incontro a un referendum che però in quel caso non riuscì nel suo intento di abolire la legge, grazie a una società civile che in quel momento era più matura. Per farla breve sul discorso storico, come
magari molti di voi hanno vissuto anche purtroppo sulla propria pelle negli ultimi anni, almeno neanche ultimi, diciamo, negli ultimi 20 anni, da parte della società italiana c'è stata su questi temi un ripiegamento, un ritorno indietro dovuto a vari fattori, essenzialmente, almeno questa è la mia analisi, però poi non sono una storica di professione, a un ripiegamento in generale che dagli anni 80 in poi c'è stato della società italiana, per cui di certi temi si è fatto l'errore anche da parte dei movimenti e di partiti politici che ne avevano fatto la bandiera, di dire beh, ormai questi sono diritti acquisiti, li possiamo mettere da una parte e pensare ad altro, senza contare che in realtà molto spesso le forze della reazione, come mi piace chiamarle a me con un astratto quasi pasoliniano, cioè tutti coloro che si oppongono, per esempio, a che le donne e di conseguenza anche gli uomini, perché poi l'autodeterminazione non è una cosa che va sempre, che va a beneficio di un solo genere, tutte queste forze, fra cui ovviamente la parte più conservatrice della Chiesa, ma anche tanti partiti di destra che più o meno usano la religione come scusa, hanno avuto ben gioco nel mettere in campo forze e nel cercare di lavorare affinché le maglie che permettevano nella legge 194, in particolare l'articolo 9, di boicottare la legge dall'interno funzionassero. Siamo arrivati a un punto in cui, come citava Anna, di fatto in alcune regioni d'Italia, in alcune province, abortire è difficile o quasi impossibile, se non ricorrendo a cliniche private o ricorrendo all'immigrazione sanitaria all'interno del paese o addirittura all'estero. È il motivo per cui noi come Passionaria, pur essendo un blog che appunto si occupa non solo di tematiche internazionali, ma che è innanzitutto un blog femminista, ha deciso che era l'ora di riprendere le bandiere di questa battaglia, di farla nostra anche in un senso intersezionale, perché ovviamente tutte le volte che i diritti vengono intaccati, le persone che ne soffrono per prime sono le persone che sono più deboli perché di diritti ne hanno meno. Vedremo poi, Benedetta me ne parlerà in dettaglio, i dati sul chi ricorre all'aborto, e molto purtroppo, anche se ovviamente non abbiamo statistiche così precise, chi ricorre all'aborto clandestino sono le persone che sono oppresse economicamente, quindi le persone che non hanno un reddito fisso, le persone più povere, sono le persone di cittadinanza straniera, le donne immigrate, molto spesso le donne che addirittura sono coinvolte nel giro della prostituzione, ad esempio. Minorenni, molto spesso, giustamente, anche, cioè tutte quelle persone i cui diritti sono più fragili, tutte quelle persone che, usando un lessico più moderno, sono oppresse non solo in quanto donne, ma appunto in quanto emarginate nel sistema sociale. Grazie. Visto che hai nominato anche tu le sanzioni all'aborto clandestino, vorrei chiedere quindi a Benedetta di approfondire cosa sono queste sanzioni e perché non sono un deterrente per far sì che il fenomeno comunque migliori. Certo, ciao a tutti e a tutte innanzitutto. Sì, allora, queste sanzioni di cui parlavamo sono state innalzate, addirittura sono cresciute del 200% con un decreto legislativo che è stato emanato dal governo questo gennaio. Decreto legislativo numero 8, il cui obiettivo era quello di depenalizzare alcuni reati per cui era prevista una pena esclusivamente pecuniaria. Quindi, scusate, tutta una serie di reati, tra cui l'aborto clandestino, che era stato introdotto con la legge 194, per cui era prevista solo una multa come pena, sono stati depenalizzati e dal reato sono passati ad essere degli illeciti amministrativi. Le sanzioni però sono rimaste. La differenza è che la legge 194 stabiliva che la sanzione per chi commetteva il reato di aborto clandestino era una multa da 100.000 lire, che oggi come oggi sarebbero 51 euro, ed era rimasta così appunto fino a questo gennaio. Con questo decreto invece queste sanzioni sono salite fino a diventare una cifra che può andare dai 5.000 ai 10.000 euro, una cifra enorme che, come diceva Anna, in teoria avrebbe lo scopo di deterrente, quindi una persona potrebbe dirsi beh,
insomma, l'aborto clandestino è dannoso per le donne, perché ovviamente ricorrere all'aborto clandestino per le donne è pericolosissimo. La maggior parte dei casi di aborto clandestino sono, creano grosse problematiche alla salute, si può arrivare addirittura alla morte nei casi più gravi, come un tempo. E quindi queste multe così salate potrebbero, diciamo, scoraggiare le donne ad abortire clandestinamente per rivolgersi invece negli ospedali pubblici, dove possono avere in teoria per legge un percorso per abortire legalmente, soprattutto in modo salutare, cioè in modo da non avere gravi danni di salute. Il problema qual è? Il problema è che questo non avviene, perché come sappiamo abortire in Italia è una corsa ostacoli e spesso una corsa contro il tempo per tutte le donne, e questo è quello che abbiamo cercato di far notare in un gruppo che si è formato, che si chiama Obiettiamo la Sanzione, che è stato creato proprio in seguito a l'avvio di questo decreto, ed è un gruppo formato da attiviste femministe di vario genere, di varia estrazione, che si è formato, di cui facciamo parte anche noi come passionaria, e abbiamo aderito proprio per diciamo sensibilizzare le istituzioni sulla gravità dell'innalzamento di queste sanzioni. Noi ci siamo attivate subito a febbraio con un appello che abbiamo mandato sia via email sia attraverso un tweet bombing, che ha avuto molto successo, è stato ripreso da tutte le testate più importanti, alla ministra Lorenzin e a Matteo Renzi. Ovviamente non abbiamo ricevuto nessuna risposta, abbiamo continuato con i nostri appelli, facendone praticamente uno al mese da gennaio fino a oggi. Abbiamo scritto anche recentemente, il mese scorso, alla ministra Boschi, che, visto che finalmente abbiamo di nuovo una ministra per le pari opportunità dopo anni che non avevamo né ministre né delegate che si occupassero del tema delle pari opportunità in Italia, sperando, chiedendole appunto che l'intervento per abbassare queste sanzioni fosse una priorità per il suo ministero. E abbiamo scritto anche a Laura Boldrini, in quanto presidente di un gruppo interparlamentare. La Boldrini presiede questo gruppo che si chiama Gruppo Interparlamentare delle Donne, che si occupa di temi che riguardano le pari opportunità in modo particolare per le donne, ma non abbiamo ricevuto risposte neanche dalla Presidente. Quindi noi adesso continueremo la nostra battaglia anche per quanto riguarda la nuova uscita che c'è stata, la nuova proposta di legge per introdurre l'obiezione di coscienza anche tra i farmacisti, di cui vi parlerà meglio poi dopo Beatrice, facciamo approfondimento sull'obiezione di coscienza, e quindi noi insomma cerchiamo di stare sul pezzo e di continuare a fare pressione, anche se ovviamente è molto difficile, perché questi temi non sono assolutamente nell'agenda del governo e tantomeno del Ministero delle Pari Opportunità. Questo non è per malafede, ma proprio perché a fine 2015, quindi pochi mesi fa, il governo ha consegnato la sua relazione annuale al Parlamento sullo stato del diritto all'aborto in Italia, che è una cosa che è prevista dalla legge 194, annualmente bisogna fare un rapporto sulla situazione. L'ultimo rapporto, se non sbaglio, è di novembre 2015 e riguarda il 2014 e il 2013, e la ministra Lorenzin ha detto testualmente che non è rilevata alcuna criticità sull'applicazione dell'interruzione volontaria di gravidanza, proprio testuali parole. Questo nonostante a novembre fosse già arrivato al governo l'accettazione del ricorso da parte del Consiglio d'Europa del ricorso della CGIL, che è arrivato a ottobre. C'è stato un embargo di 3 mesi, noi l'abbiamo saputo a gennaio, ma a ottobre del 2015 il Consiglio d'Europa ha detto al governo italiano che doveva impegnarsi per applicare la legge 194, il diritto all'aborto, sul ricorso della CGIL. Già c'era stato un ricorso analogo nel 2013, se non sbaglio, da parte della Laiga, ed era stato ugualmente accolto, c'era stato ugualmente un richiamo da parte del Consiglio d'Europa al governo su questo tema. Questo ottobre 2015 l'ultimo, e il governo comunque continua a dire che non ci sono criticità di alcun tipo. Le criticità ovviamente ci sono e sono enormi, come ha già accennato Beatrice. Il problema è l'obiezione di coscienza. Che poteva avere un senso inizialmente quando c'è stata l'introduzione della legge, perché si introduceva
una legge in ovviamente delle strutture che già medici che operavano, che erano abilitati, che magari con l'introduzione di questa legge effettivamente potevano avere un problema etico in quel momento, trovandosela improvvisamente nel loro percorso lavorativo, nella loro carriera. Ora c'è stato un abuso di questa, dell'utilizzo di questa, di questa opzione. E perché c'è stato? C'è stato perché ai medici conviene essere obiettori. Non è una questione semplicemente di etica, non è una questione semplicemente di religione, che potrebbe anche avere un senso ovviamente, fino però a certi limiti, perché ovviamente la questione è: ok, tu puoi obiettare perché è un tuo diritto, però lo Stato mi deve garantire che io, donna, quando mi rivolgo a una struttura pubblica, possa abortire. In questi anni c'è stato, come noi abbiamo fatto notare col gruppo Obiettiamo la Sanzione, uno svuotamento totale della legge 194, perché non è garantito, cioè in questi anni non si è vigilato, cioè si è tutto lasciato così all'improvvisazione, per cui chiunque può diventare obiettore di coscienza. Come dicevamo, ci sono la media degli obiettori è del 70%, ci sono regioni in cui si supera il 90%, il Molise ha oltre il 93% di obiettori nelle strutture pubbliche, ci sono province come Ascoli Piceno dove c'è il 100% di obiettori. C'è stato, sicuramente l'avrete visto, a presa diretta questo gennaio, un'inchiesta che ha fatto molto chiacchierare, è stata ripresa dal New York Times, sul problema della possibilità delle donne di abortire in un paese come l'Italia, che dovrebbe essere in teoria un paese civile, un paese dove i diritti vengono rispettati, in cui ci sono state testimonianze di donne che hanno dovuto fare 800 chilometri per riuscire ad avere un aborto. Quindi la questione, io volevo per dare una spiegazione un attimo su questi, sulla questione degli obiettori e sul perché ad esempio la CGIL ha fatto ricorso, perché uno si chiede: ma perché la CGIL? La CGIL perché i medici che invece non obiettano, i pochi medici, i pochi ginecologi, chirurghi ginecologi che non obiettano, sono mobilizzati, perché sono così pochi che il carico di lavoro per loro è enorme. Loro praticamente devono esclusivamente occuparsi degli aborti perché tutti gli altri medici non lo fanno. Noi abbiamo intervistato come passionaria un chirurgo ginecologo che si chiama Emilio Arisi, che è presidente della Società Medica per la Contraccezione, che ci ha proprio spiegato che ai non obiettori viene impedita una progressione della carriera, vengono relegati alle procedure di aborto, mentre agli obiettori vengono riservate procedure di più grossa soddisfazione psicologica e lavorativa. Il carico di lavoro per i non obiettori diventa sempre più notevole, inducendo un ciclo perverso. Quindi il Consiglio d'Europa ha anche sottolineato questa mancanza del rispetto dei diritti dei lavoratori che non obiettano, che sono la minoranza. Questo cosa comporta? Comporta ovviamente un aumento degli aborti clandestini. Perché cioè in un paese in cui tu non puoi abortire clandestinamente, legalmente e in modo sano, sicuro e senza dover attraversare mezza Italia per abortire, senza dover essere trattata come una reietta perché vuoi abortire, è ovvio che le fasce più deboli, come diceva Beatrice, della popolazione abortiscono clandestinamente. Abortire clandestinamente è facilissimo, ci sono dei farmaci per l'ulcera che se usati in dosi massicce provocano l'aborto, che vengono spacciati come una droga e si trovano molto facilmente. Ci sono le... come? L'aspirina stessa, per esempio. Ah, non lo sapevo, anche l'aspirina, ok. Ci sono le RU486, che sono le pillole abortive di contrabbando, che vengono smerciate e usate però senza il controllo medico, quindi la cosa è molto pericolosa. Ci sono professionisti che nel privato si fanno pagare migliaia di euro per abortire nei loro studi privati in sicurezza, perché comunque loro sono dei medici abilitati, e si fanno pagare, magari c'è chi paga migliaia di euro per abortire subito e non dover incorrere in tutte queste problematiche. Ci sono cliniche abusive, ne sono state chiuse diverse anche l'anno scorso, di medici improvvisati, un tempo si chiamavano mammane, ma adesso non si chiamano più così, ma è la stessa cosa, che praticano aborti magari in modo meno rudimentale di come si faceva negli anni 60 e negli anni 70, ma comunque siamo lì. E infatti
cosa succede? Che i dati ufficiali, appunto questi ultimi dati del Ministero della Salute, cosa dicono? Che in Italia gli aborti sono diminuiti. In Italia, l'Italia è il paese, diciamo, industrializzato, chiamiamolo così, dove c'è il tasso più basso di aborti, quindi tutti festeggiano, che bello, ci sono poche persone che abortiscono. Il problema invece è che ci sono meno persone che abortiscono perché ci sono più persone che abortiscono clandestinamente, non solo, sono cresciuti in maniera proporzionale gli aborti spontanei, cioè quelli che vengono registrati come aborti spontanei, dietro cui si nascondono aborti clandestini. Perché? Perché le donne che magari appunto si procurano un aborto clandestino hanno poi dei problemi di salute, devono andare in ospedale, e per non incorrere nel reato dell'aborto clandestino, che adesso non è più reato ma comunque devono addirittura pagare di più, vanno in ospedale e dicono di aver avuto un aborto spontaneo, mentre in realtà è stato un aborto clandestino. Quindi è ovvio che l'aumento di questi aborti spontanei in realtà è un aumento di aborti clandestini. Quindi questo cosa vuol dire? Che questi aumenti di sanzione che noi stiamo contestando vanno a colpire queste donne che adesso avranno anche paura di andare in ospedale dopo che magari hanno problemi di salute per aver abortito clandestinamente, avranno paura di andare in ospedale dicendo che hanno avuto un aborto spontaneo, perché se in realtà viene fuori, si capisce, perché poi ovviamente i medici lo capiscono se è un aborto spontaneo o meno, rischiano di pagare 10.000 euro di multa. 10.000 euro di multa è una cifra che si possono permettere pochissime donne, e le donne che se lo possono permettere di sicuro abortiscono in privato molto tranquillamente, non si rivolgono negli e non si rivolgono agli ospedali pubblici. Quindi stiamo andando a colpire le minorenni, che in Italia, in un paese dove non c'è educazione sessuale, non sanno nulla di contraccezione, non sanno nulla di anticoncezionali, non sanno la differenza tra un anticoncezionale e un contraccettivo d'emergenza. Ma andiamo a colpire le straniere, il cui tasso di aborto è aumentato in modo esponenziale, ovviamente, perché sono sempre di più le donne straniere in Italia, sono, mi sembra, più del 30% delle donne che abortiscono sono donne straniere. Magari molte sono clandestine, magari molte non hanno il permesso di soggiorno e quindi ovviamente abortiscono clandestinamente. Oppure andiamo comunque a colpire donne che per motivi sociali, culturali, fanno fatica a rivolgersi alle strutture preposte per l'aborto. Quindi questa legge, che in realtà dovrebbe essere un deterrente, questo aumento delle sanzioni che in realtà dovrebbe essere un deterrente contro gli aborti clandestini, è una mannaia nei confronti delle donne più fragili, delle donne più deboli della nostra società. E lo Stato con questo aumento delle sanzioni cosa fa? Ti dice, cioè va a infierire ulteriormente sulle donne che abortiscono, alla fine sulla scelta dell'aborto, perché va a colpire le donne che abortiscono invece che lavorare, uno, per garantire un aborto sicuro come previsto dalla legge 194 nel 1978, e due, agire sull'educazione, che è alla base, perché ovviamente l'educazione sessuale, che è alla base per prevenire gli aborti, per prevenire le gravidanze indesiderate, in Italia è pressoché inesistente, perché per legge è stata adesso introdotta con il decreto della buona scuola, se non sbaglio, giusto? Prima non era neanche obbligatoria, quindi insomma non si opera nei punti giusti, invece che agire contro l'obiezione si agisce di nuovo contro le donne. Grazie Benedetta, sei stata ovviamente bravissima. Mi arrabbio un po'. Prima nominavi giustamente il problema dei farmacisti obiettori, che ora come ora è una pratica del tutto illegale, perché appunto non si possono rifiutare di vendere particolari farmaci. Però il 4 maggio 2016 è stata presentata una proposta di legge. E questa proposta di legge cosa prevede, Beatrice? Allora, il discorso è molto semplice. Oltre a complicarci la vita con l'abuso dell'articolo 9 della legge 194, quindi con l'obiezione di coscienza, la proposta di legge che citava Anna, presentata dal deputato Gigli di Centro Democratico, prevede la possibilità d'ora in poi per i farmacisti di avvalersi, per farmacisti scusate e commessi di farmacia, di avvalersi della possibilità dell'obiezione di coscienza. Perché è rilevante questo? Per due motivi. Prima di tutto perché in tutto questo buio che ha esposto Benedetta, una delle poche disposizioni che è stata fatta, che potrebbe rappresentare veramente un vantaggio, è il più facile accesso alla pillola del giorno dopo, quindi alla contraccezione di emergenza
e alla pillola dei 5 giorni dopo. Molti non lo sanno neanche, ma dal gennaio di quest'anno tutte le donne maggiorenni possono ricorrere alla contraccezione di emergenza semplicemente presentandosi in farmacia. Allo stato attuale delle cose non vi possono rifiutare la contraccezione di emergenza. Se voi siete maggiorenni, andate dal vostro farmacista o nel farmacista nel luogo dove vi trovate e fate richiesta. È illegale. Ora, questa proposta di legge potrebbe cambiare tutto, perché se passasse, questo significa che legalmente il vostro farmacista o il vostro commesso di farmacia di turno a cui vi rivolgete può negarvi l'accesso alla contraccezione d'emergenza. Oltre a essere un attentato all'autodeterminazione delle donne, la cosa è doppiamente grave dal punto di vista scientifico, perché vuol dire equiparare dei farmaci che tutta la comunità scientifica, compresa l'Agenzia Italiana del Farmaco, non considera farmaci abortivi. Non si sta parlando appunto della RU486, del mefistrione, cioè di questo farmaco che viene usato per indurre l'aborto chimico. Stiamo parlando comunque di un contraccettivo, quindi qualcosa che funziona molto diverso, qualcosa che impedisce che ci sia la fecondazione, che viene in questo modo di nuovo equiparato a uno strumento di aborto. La cosa ovviamente è gravissima, perché vi potete immaginare con il clima culturale corrente, e penso che tutti lo sperimentiamo purtroppo sulla nostra pelle, questo potrebbe voler dire in molte regioni d'Italia trovarsi davanti alla non possibilità di accedere a una soluzione di emergenza, ma una soluzione che comunque può prevenire il ricorso a una pratica molto più lunga e molto più dolorosa come quella dell'aborto farmacologico o chirurgico. Non solo, c'è un altro problema e sta nel testo della legge. Questa è una cosa che a me veramente fa andare il sangue al cervello. Ancora una volta si strappa alle donne la possibilità di decidere. Non solo, se passasse la legge, vi potreste vedere negato il farmaco, la contraccezione di emergenza, ma, testo della legge che cito, il farmacista può rifiutarsi di vendere qualsiasi dispositivo medico, qualsiasi medicinale che egli giudichi in grado di provocare l'aborto. Cosa significa? Che il farmacista può rifiutarsi anche di vendere l'aspirina, con le conseguenze che potete pensare. Tra l'altro, questa proposta di legge sta destando grossa preoccupazione anche da parte di alcuni dei sindacati medici, per esempio in Toscana, perché questo vuol dire oltretutto impedire anche alle donne che sono in gravidanza, che magari si presentano perfino con la ricetta, di accedere a qualsiasi farmaco prescritto, magari anche dal ginecologo, e di deferire tutti quindi ai centri che prendono in carica le donne in maternità. Quindi questo oltretutto non lede soltanto il diritto della donna a decidere se portare avanti un'eventuale gravidanza, se volersi imbarcare in una eventuale gravidanza, ma anche lede anche i diritti delle donne che invece una scelta l'hanno già fatta e che magari quella gravidanza la vogliono, che sono già andate a consultarsi per quanto riguarda i farmaci che possono prendere, e che vengono di nuovo deferite ai centri speciali con tempi di attesa, con tutte le problematiche. Ecco, questo mi sembra molto emblematico del clima culturale che stiamo vivendo negli ultimi anni, e mi sembra qualcosa di assolutamente vergognoso, perché significa voler ancora una volta tentare di riportare quelle che sono state le nostre conquiste, tentare di riportare la società italiana tutta, perché il controllo sul corpo delle donne è solo un aspetto di una società oppressiva che opprime allo stesso modo tutti i suoi cittadini, a prescindere dal genere, indietro di almeno 40 anni. Non è un caso, e qui concludo, che l'obiezione di coscienza, che nasce per un motivo specifico, come ricordava Benedetta, cioè nasce come giusto compromesso per permettere di avere una legge sull'aborto, ma permettere anche a chi aveva intrapreso la carriera medica, in particolare la carriera ginecologica o ostetricia, prima che la legge esistesse, di poter continuare a esercitare la loro professione. Ma non è un caso, appunto, che da una cosa molto tecnica, che come sapete tutti nasce anche per motivi, il termine obiezione di coscienza nasce in ambito militare, quindi anche per un motivo molto bello, però rifiutarsi di fare qualcosa che potrebbe fare del male, venga usata per esempio anche quando si parla adesso dei decreti attuativi per le unioni civili.
è lo stesso clima culturale, il controllo sui nostri corpi, sulla nostra autodeterminazione, su cosa fare delle nostre vite. Io credo che sia inaccettabile, ma la mia più grossa paura è che se non ci mettiamo tutti in campo, non so dove andiamo a finire, perché si comincia dall'aborto, si comincia da un mattoncino e poi si sgretola tutto l'edificio dei diritti. Grazie Beatrice. Abbiamo visto quindi quali sono tutti gli ostacoli cui una donna incorre quando decide di porre termine a una gravidanza. Sappiamo però che l'autodeterminazione delle donne è ostacolata anche quando queste decidono invece di portare a termine felicemente una gravidanza. Questo lo sappiamo grazie alla campagna Basta Tacere, che quest'anno ha fatto emergere un fenomeno che prima era rimasto per lo più nascosto, ossia quello della violenza ostetrica. Per violenza ostetrica si intende tutte quelle violenze di tipo fisico, verbale, che una donna e il suo bambino subiscono nel momento del parto. Questo succede perché le donne in quei momenti vengono considerate non soggetti di assistenza, bensì oggetti d'assistenza, e quindi non sono rese consapevoli delle pratiche che gli vengono imposte e non possono prendere decisioni inclusive riguardo al loro corpo perché non sanno quello che gli sta succedendo. Il problema, secondo noi, ha radici culturali profonde, in quanto il dolore femminile è spesso normalizzato e questo è il motivo per cui molte donne sono state in silenzio riguardo al dolore che provavano durante il parto e anche per non rovinare quello che è sempre stato visto come un momento che deve essere solo di gioia. E, ad Elena Scocco, quindi, in quanto ideatrice della campagna, vorrei chiedere come è nata e come si è sviluppata questa campagna che ci ha fatto conoscere il fenomeno. Grazie Anna e grazie al collettivo Starfish che mi ha invitato. Ecco, devo dire che è stata una sorpresa perché spesso il discorso sulla maternità, sulla nascita e l'assistenza alla nascita è un discorso, diciamo, escluso, come se fosse un tabù. È escluso dal... da un discorso femminista, non storicamente, però da un certo punto in poi, fa parte, diciamo, della vita di tutti, la nascita, perché è un'esperienza dalla quale passiamo tutte quante e tutti quanti, e dunque ci tocca sia come donne che come persone nate, e dunque anche uomini. La campagna Basta Tacere ha portato alla luce un fenomeno di racconti che riguardano questo ambito della nascita e della maternità. Le donne hanno smesso di parlare del parto. Le donne fanno fatica a raccontare le loro esperienze di nascita. Non soltanto perché la nascita è un evento indescrivibile, troppo bello o troppo brutto, ma perché a volte non trovano le parole per descrivere quello che hanno vissuto. Sia dal punto di vista personale, sia dal punto di vista dell'ambiente e dell'assistenza che hanno ricevuto. Noi pensiamo, e siamo tutte convinte, prendiamo delle posizioni sulla nascita. La nascita è una cosa bella per qualcuno, dipende dalle storie, dal sentimento che abbiamo vissuto. La nascita è una cosa dolorosa per altri, però la donna lo scopre solo passandoci attraverso, cioè soltanto con l'esperienza del parto. Che succede quando noi non abbiamo più i racconti del parto? Sì, vabbè, ok. Allora, provo questa, va meglio?
Ok, io sto cercando di semplificare il discorso, che è complesso, e comunque rendervi partecipi proprio a livello di discorso. Perché quello che non può essere detto e raccontato rimane nascosto, però rimane in ognuno di noi, in ognuna di noi, come il proprio vissuto. Se noi non sappiamo come siamo nate, avremo un buio, un buco nero sulla prospettiva di avere bambini. Se i racconti del nostro parto sono del parto che hanno vissuto le nostre madri, sono traumatizzanti, nel senso che si raccontano delle cose che non hanno fatto piacere, che hanno fatto anzi soffrire la madre, anche in noi si crea un'avversione al parto. Ci sono madri che riescono a raccontare i propri vissuti. La maggior parte delle madri non riesce a verbalizzare questo vissuto. Lo fa sia per un proprio sentimento di non trovare le parole giuste per dire, perché non sanno cosa doveva essere ed è stata un'altra cosa di come si immaginavano, non sanno cosa aspettarsi. Non c'è discorso pubblico su questo vissuto e dunque le madri tacciono. Un'altra ragione, ed è la principale, perché le madri non vogliono raccontare cosa è successo durante la nascita, è per non fare soffrire i propri figli, i propri compagni, i propri familiari. Perché la violenza raccontata è violenta due volte. Le madri tacciono per non offendere la memoria della nascita dei propri figli. Non è sempre stato così. Durante tutti questi anni ci sono state madri che hanno parlato, le madri che hanno taciuto, le madri che hanno raccontato di dolori, le madri che hanno trovato delle soluzioni. Le madri trovano sempre delle soluzioni e non le comunicano a nessuno. Ogni madre trova le sue soluzioni, vede cosa c'è a disposizione, cosa le si offre, cerca il meglio per sé e per i propri figli, va attraverso l'esperienza e se ne fa carico dell'esperienza e delle memorie. Il racconto è importante perché crea cultura. Se noi non possiamo raccontare una cosa, è come se questa cosa non esistesse. Noi non ne sappiamo nulla. E dunque io a 34 anni, quando sono rimasta incinta, con la laurea 110 e lode, non sapevo come nascevano i bambini. Questo per me è stata una consapevolezza devastante, perché ho detto, ma io che ho studiato, mi sono informata, sono una donna che sa, come faccio a non sapere delle cose così basilari sulla vita? Ho iniziato a fare ricerca, perché questa è la mia modalità, e ho seguito un mondo di racconti. Dal 1991 le donne con internet hanno iniziato a condividere anche i propri racconti di parto. Internet è stato fondamentale, tuttora lo è, per avere un'idea di cos'è questa esperienza. Le donne si raccontano attraverso i propri blog, attraverso il video, attraverso i social network, e c'è un mondo sotterraneo di racconti sul parto, di tutti i tipi. Per me sono stati utilissimi perché mi hanno dato la possibilità di capire quali scelte avevo davanti. Perché senza questi racconti e senza, diciamo, una cultura della nascita,
una donna non sa di avere delle scelte e va per, come dire, per una via maggiormente prestabilita. Nella nostra cultura questo è il parto ospedaliero. Una donna deve partorire, va all'ospedale. Ecco, una volta che inizia a raccogliere questi racconti, si rende conto che l'ospedale è una delle scelte e che comporta delle modalità e ha degli esiti. Altre scelte sono una casa maternità, cioè partorire in un luogo gestito da ostetriche che seguono parti fisiologici, quelli che non in anticipo non prevedono complicazioni. E poi c'è il parto in casa. Quando si sa quello che c'è sulla piazza, si sa anche scegliere, se no si va direttamente per via prestabilita e si passa attraverso l'esperienza senza essere preparate. Ok. La campagna Basta Tacere ha portato alla luce questi racconti, questi racconti di parto, di nascita, del vissuto femminile, ma non soltanto di donne e madri che hanno partorito, anche di figlie e di figli che hanno raccontato come è stata la loro nascita e che conseguenze hanno avuto, come l'hanno vissuta la loro vita sapendo che sono nati in un certo modo. Hanno parlato le ostetriche, tirocinanti soprattutto, che assistono alla nascita negli ospedali, hanno parlato anche i padri. Quello che è emerso, che ha messo in contatto l'underground di questi racconti con, diciamo, i media, il mainstream, è complesso. È complesso e noi ci siamo concentrate solo sulla parte brutta. Ci siamo concentrate sulla quello che viene chiamato violenza ostetrica, cioè forme di abuso e maltrattamento durante l'assistenza alla nascita. Violenza ostetrica è un tema che ha una sua storia ed è stato già affrontato anche a livello giuridico nel Sud America, in particolare dalla legge del Venezuela, la Ley Orgánica sulle violenze di genere. E la definizione dice così: la violenza ostetrica è appropriazione del corpo, dei processi riproduttivi della donna da parte del personale sanitario, che si esprime in un trattamento disumano, nell'abuso di medicalizzazione e nella patologizzazione dei processi naturali, avendo come conseguenza la perdita di autonomia e della capacità di decidere liberamente del proprio corpo e della propria sessualità, impattando negativamente sulla qualità della vita della donna. Noi sapevamo quali erano le storie delle donne che si sono avvalse dell'assistenza alla nascita negli ospedali. E quando, come Human Rights in Childbirth, un network di attivismo sui diritti umani nella nascita, che io rappresento in Italia insieme alla mia collega Alessandra Battisti, siamo andati a parlare con il Ministero della Salute, il Comitato Nazionale Percorso Nascita, siamo andati a parlare di questo tema, che è stato affrontato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2014. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato una dichiarazione sulla prevenzione ed eliminazione dell'abuso e della mancanza di rispetto durante l'assistenza al parto presso le strutture ospedaliere. Noi nell'assistenza alla nascita occidentale abbiamo un problema e di questo problema adesso possiamo parlare. Cosa definisce
l'OMS abuso e mancanza di rispetto. Queste sono le pratiche abusanti. Abuso fisico diretto, la profonda umiliazione e l'abuso verbale, procedure mediche coercitive e non acconsentite, inclusa la sterilizzazione, la mancanza di riservatezza, la carenza di un consenso realmente informato, il rifiuto di offrire un'adeguata terapia per il dolore, gravi violazioni della privacy, il rifiuto di ricezione nelle strutture ospedaliere, la trascuratezza nell'assistenza al parto, con complicazioni altrimenti evitabili che mettono in pericolo la vita della donna, la detenzione delle donne e dei loro bambini nelle strutture dopo la nascita, connessa all'impossibilità di pagare. Inoltre adolescenti, donne non sposate, donne in condizioni socio-economiche sfavorevoli, donne appartenenti a minoranze etniche o donne migranti, donne affette da HIV sono particolarmente esposte al rischio di subire trattamenti irrispettosi e abusi. Quando ho fatto questo l'elenco a alla regione, a un rappresentante della regione, lui ha chiesto 5 minuti. E non credeva che questo l'elenco riguardasse l'Italia. La stessa reazione hanno avuto anche al Ministero. Pensare che un evento bello possa essere oggetto di violenza e abuso è talmente sconcertante che spesso i nostri discorsi finiscono qui, nell'annunciare la brutta notizia. L'assistenza alla nascita negli ospedali non è la migliore, e questo è scientificamente provato, ed è abusante. Certo, come si fa a dire questa cosa alle donne quando il 99,9% delle donne italiane partoriscono in ospedale? Dobbiamo iniziare a parlarne. Dobbiamo iniziare a chiedere alle donne che cosa vivono nell'assistenza al parto. Qual è la loro esperienza di parto? Perché noi possiamo avere delle pratiche, ma se non verifichiamo i loro esiti, quello che fanno, come viene vissuta questa pratica, noi non possiamo sapere se è una pratica buona oppure no. La campagna Basta Tacere ha fornito dei dati. Dati che in qualche modo sono stati richiesti dalle istituzioni, perché quando noi parliamo dell'abuso e mancanza di rispetto nel parto, le istituzioni ci chiedono i dati. E le donne hanno fornito i dati. In 15 giorni, quello che era la durata della campagna prevista, noi abbiamo aperto una pagina su Facebook, e dico noi, ma siamo state una decina di associazioni di madri attiviste che si occupano della nascita. Abbiamo avuto oltre 21.000 like e oltre 1.000 testimonianze in formato foto di un cartello dove veniva descritta l'esperienza in modo breve. Questa iniziativa ha smosso un mondo che non riguardava soltanto le donne consapevoli, le donne che sono per il parto naturale, le donne di un tipo o dell'altro, no, ha messo insieme tutte le esperienze allo stesso livello. Si è parlato di cesarei non necessari, oppure necessari ma non effettuati. Si è parlato della gestione del dolore, un'epidurale imposta alle donne che non la volevano o un'epidurale negata alle donne che la volevano. Si è parlato delle mutilazioni genitali, di cui una è praticata di routine e si chiama episiotomia, è il taglio del perineo e della vagina con le forbici durante il parto.
questa pratica non è basata su evidenze scientifiche, viene praticata in circa 70%, dipende dagli ospedali, e lascia un segno profondo alla donna. Comporta degli esiti negativi e dei problemi dopo. Alle donne viene detto che è una pratica normale e le donne se la raccontano. La violenza ostetrica è naturalizzata, è normalizzata. Le donne che vanno nell'ospedale, anche se non sanno esattamente cosa succede, quali sono i protocolli, accettano varie forme di violenza. Gli operatori che si comportano in modo non rispettoso o abusante spesso non se ne rendono conto di praticare violenza. E anche loro sono soggetti, diciamo, a portarsi dietro delle brutte sensazioni e dei traumi che non superano, perché neanche loro possono parlare del parto, neanche loro possono parlare di quello che hanno vissuto né tra di loro né fuori. Quando abbiamo detto basta tacere, era non soltanto per le donne che si dovevano lamentare di una cosa o dell'altra, era anche per gli operatori, era per tutta la società che deve iniziare a parlare di questa esperienza, perché ci riguarda tutti quanti. La campagna in 15 giorni è finita e noi abbiamo aperto l'Osservatorio sulla violenza ostetrica, che fa parte di un network internazionale di questo tipo di osservatori su questo fenomeno, e abbiamo continuato e tuttora continuiamo a raccogliere le storie in formato di questionario. Questo perché? Per produrre dei dati, perché le storie non bastano. Nonostante l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha incentivato i governi, la società civile a prendere in considerazione le storie delle donne, il vissuto delle donne, se non sono presentate in forma di dati, c'è una scusa per non prenderle in considerazione. Si tratta di un fenomeno affrontato da poco, ma anche collegato al passato. La campagna Basta Tacere è un eco di un'altra campagna dallo stesso nome, condotta nel 72 dal collettivo femminista di Ferrara. Si chiamava con lo stesso nome. Questa campagna femminista ha raccolto in un libricino i racconti delle donne da tutta l'Italia. Questo libricino si può trovare su internet e fa parte dell'archivio che c'è a Padova, alla Biblioteca Civica, in cui si raccontano nel 72 le stesse cose che noi abbiamo visto nella campagna Basta Tacere del 2016. Grazie Elena. Io avrei un'ultima domanda, ma visto che abbiamo poco tempo vorrei lasciare spazio se ci sono domande dal pubblico. Abbiamo ancora un quarto d'ora circa. Forse non ce ne sono. Ok. La mia domanda forse è un po' la domanda e volevo farla a Beatrice. Il fatto è che appunto spetta solo alle donne, sembra nella società, di prendersi carico, di stare attente ai propri comportamenti, a prendere precauzioni, e solo nel momento in cui però la loro autodeterminazione non arriva proprio a decidere se portare o meno a termine una gravidanza. E perché secondo te siamo arrivati a questo? Beh, io in realtà sono convinta che, certo, noi donne siamo le prime a subire le conseguenze, a subirle in maniera visibile sulle nostre esperienze, sui nostri corpi, sulle nostre decisioni, sulla nostra autodeterminazione. Ma il problema è un problema generale, è un problema di sistema. Emergeva molto bene, mi veniva in mente ascoltando l'intervento di Elena sulla medicalizzazione, ed è un po' forse il senso di questa serata, sia
quando viene impedito il diritto all'aborto, quindi il diritto alla scelta della non maternità, sia quando si cerca di istituzionalizzare la maternità non solo in una logica di controllo di quella che è l'esperienza della donna, ma in una logica di produttività di cui fanno le spese non solo le donne ma gli operatori sanitari tutti, è perché si cerca di esercitare un controllo sui corpi, e questo ovviamente le donne che sono per la struttura della nostra società, usando un termine forse un po' arcaico ma secondo me sempre valido, capitalistico, patriarcale, sono quelle che ne fanno le spese perché sono la parte più debole, molto spesso sono la parte che viene controllata perché è la parte che dà la vita, ma è una cosa che riguarda tutti, è un fenomeno che riguarda tutti, perché se io riesco a imporre il mio controllo sui corpi, il mio controllo sulle persone, a questo punto controllo la società intera. Le donne, attraverso il movimento del femminismo, attraverso l'organizzazione, attraverso l'autocoscienza, attraverso quelle esperienze che sono passate nella stagione degli anni 70, avevano tirato fuori il potenziale eversivo che la scelta rappresenta. Il fatto se io posso decidere per me stessa, a prescindere da quello che la società si aspetta che io faccia, da quello che la società vuole da me, perché lo ritiene più produttivo, perché lo ritiene più controllabile. È una forza rivoluzionaria. Il ritorno indietro non è un caso, è un periodo di crisi economica, in un periodo in cui il sistema produttivo attuale è un sistema che macina le persone, che tende a privare tutti della propria libertà, si vanno a ledere per prime il diritto all'autodeterminazione laddove potrebbe essere potenzialmente più rivoluzionario, ed è il motivo per cui ce lo dobbiamo riprendere con la maternità, stando a fianco appunto di una maternità più consapevole, di una maternità più se vogliamo naturale, o comunque che sia consapevole anche nelle scelte, non solo nella scelta di essere madre o no, nella scelta di chi vuole gestire la propria vita riproduttiva nella maniera che decide, così come nella scelta di fare dei nostri corpi, dei nostri affetti, della nostra sessualità, quello che sentiamo sia giusto per noi, a prescindere, slegandosi da un sistema che ci vuole schiavi, che ci vuole macchine, che ci vuole imporre come essere gli uni uguali agli altri, purché siamo produttivi, purché siamo macchine, sia macchine da guerra che portano soldi al capitale. Ecco, credo che questo sia il senso di riprendere anche tutte queste lotte, di coordinarsi tutti insieme e di superare anche quella che è la divisione, ma queste sono cose da donne. No, non sono cose da donne, perché in tutto in questo stesso sistema ci rientrano gli stereotipi di genere, ci rientrano anche tutte quelle cose che fanno male tanto alle donne, quanto anche agli uomini, quanto anche alle persone che non si adeguano né a un genere né all'altro. Quindi credo che proprio la lotta sul riprendere il controllo dei corpi forse sia l'unico modo di cercare di creare davvero una società più giusta e più equa per tutti. Elena, volevi aggiungere una cosa? Sì. Io volevo aggiungere una cosa per dare un segno di speranza. Quando si dice lotta, poi si immagina fatica, però le femministe ci insegnano che la lotta più efficace che hanno fatto è andare per strada con i loro corpi a cantare e ballare in gruppo, da sole, a raccontarsi, perché la forza prorompente del femminismo era il racconto. Negli anni 70 le donne si riunivano e si raccontavano. Noi dobbiamo riprenderci questo potere del discorso, e qui mi allaccio all'analisi foucaultiana delle politiche dei corpi, il potere del discorso che noi creiamo. Se noi non creiamo discorsi, ci assorbiamo i discorsi degli altri. Perché il sistema,
in questo caso medico legale, sociale, politico, continua a creare discorsi sulla riproduzione, sulla nascita, o non li crea apposta. Riprendere il potere della voce, della parola e del racconto è fondamentale. Noi possiamo anche agire in modalità del caos, non organizzata, nella modalità non coordinata, e agire nel proprio vissuto con le persone che noi conosciamo, che fanno parte della nostra cerchia, e raccontare. Provate a chiedere alle vostre madri com'è stata la loro esperienza di parto, chiedetelo alle nonne, chiedetelo a tutte le persone che conoscete, raccontate le vostre esperienze di parto e di aborto, perché l'aborto, se è pur vero che è un diritto triste, perché a nessuno piace fare l'aborto, vivere l'aborto, non piace ai medici praticarlo, non piace alle donne farlo, però è una necessità ed è una scelta. Però può anche essere raccontata. Durante la campagna Basta Tacere ci sono stati i cartelli che descrivevano il vissuto durante l'assistenza all'aborto, ed è accomuna le esperienze vissute durante il parto, cioè la mancanza di rispetto della dignità e dell'integrità della donna. Per cui io credo fortemente nel potere rivoluzionario, se lo vogliamo chiamare, ma anche di semplicemente cambiamento in positivo dei racconti. Ecco, si parte dai racconti, una cosa può essere detta, si può anche trovare la soluzione per risolverla. No, volevo fare solo un'osservazione riguardo alla lotta e riguardo alla questione della crisi economica, quindi di questo momento, di questo momento particolare, che il problema del controllo dei corpi non è un problema che c'è in Italia, è un problema che c'è a livello internazionale, in paesi molto vicini a noi, nell'Unione Europea, stati membri, ci sono paesi dove l'aborto è vietato, è illegale, ci sono paesi dove si può abortire, ad esempio l'Irlanda e la Polonia, dove si può abortire solo in caso di pericolo di vita della donna o di malformazione del feto. E ricordiamoci che nel 2014, quindi 2 anni fa, in Spagna un paese intero, uomini e donne, sono scesi in piazza insieme per protestare contro il governo di centrodestra, che tra l'altro ha rivinto le elezioni 2 giorni fa, che voleva riportare il diritto all'aborto agli anni 80, quando in Spagna si poteva abortire appunto solo in questi casi molto limitati, e che poi solo dal 2010 in Spagna c'è un aborto, un accesso libero all'aborto, e comunque la proposta di legge è stata ritirata grazie alla lotta, grazie a un paese intero che è veramente sceso in piazza, non le donne, le femministe, le attiviste, un paese che si è veramente ribellato. Il governo ha dovuto ritirare questa proposta, è riuscito comunque a far passare che le minorenni non possano abortire senza il consenso dei genitori. Però comunque questo è un problema assolutamente globale. Negli Stati Uniti si cerca, sta cercando in tutti i modi, in tantissimi paesi, quindi stiamo parlando di paesi che sono comunque vicini a noi culturalmente, in teoria anche a livello di struttura sociale, di governo, di struttura insomma democratica, quindi in paesi assolutamente vicini a noi il diritto all'aborto è sempre minato, bisogna sempre stare vigili, bisogna sempre vigilare, essere pronti a lottare, a scendere in piazza. Io spero che in Italia, anche dopo questa ultima proposta di legge in cui un farmacista che non è neanche un medico può scegliere del nostro corpo, perché questo è, come diceva prima Beatrice, insomma ci sia un po' lo stimolo per veramente di nuovo scendere in piazza e lottare tutti quanti e tutte quante per questo diritto e per evitare di continuare ad avere un controllo del corpo imposto dall'alto. Beh, grazie a tutte e tre per questa conclusione in positivo. Credo che ormai il tempo che abbiamo sia finito, quindi ringrazio Beatrice, Benedetta ed Elena per essere state con noi questa sera e voi per aver seguito il dibattito. E grazie, buona serata a tutti.